Ragazzi, devo annunciarlo, ho avuto un attacco di qualche animale. Ho un airone, cormorano, piscia, boh. Io gatti li escluderei perché comunque non si butterebbero nell'acqua perché hanno paura dell'acqua, però sta di fatto che mi mancano dei pesci. Come potete vedere, appena mi avvicino si spaventano tantissimo. Invece, guardate, addirittura quello sciopunchino è dentro un mattone, da quanto è spaventato. E niente, stamattina i miei sono usciti e hanno visto un pesce fuori, uno giallo. Per il resto non c'era nessuno. Però abbiamo alzato quello, abbiamo tolto tutto ed erano nascosti là sotto. Però comunque all'appello mancano un bel po' di pesci, tra cui il Black Comet, uno di quelli più piccoli. Manca un sarasa, l'unico sarasa che avevo. Due o tre pesci rossi. Quello con la macchia sicuramente manca, perché a meno che è nascosto da qualche parte, però difficile. E poi lo storione, manca anche lo storione, perché noi inizialmente pensavamo che qualcuno l'avesse rubati, perché comunque cazzo erano 30 pesci, non ne trovi manco uno. Poi alla fine, togliendo un po' di là, su e giù, gli shubunkin ci sono tutti, gli avannotti ci sono tutti, le carpe ci sono tutte, quindi bene o male dici, se entravano rubavano solo le carpe. Invece però poi sul bordo sul bordo del laghetto, sotto c'erano delle squame rosse. Quindi l'unica cosa che mi fa pensare, o questi nel scappare si sono tipo squamati, o nel nascondersi, perché alcuni hanno delle evidenti escoriazioni sopra la... Tipo il Black Comet, c'è tipo una zona bianca dove non ha più le squame. E quindi molto probabilmente un uccello attaccato al laghetto, però non so chi. Un airone, però sì, qua passano molto spesso gli aironi, perché abbiamo i campi qua dove vanno a mangiare, c'è lo zoo a 2 chilometri, quindi meno male di passaggio ci sono qua degli uccelli. Però in 2 anni non è mai capitato, viene una volta e si mangia tutti quei pesci, boh. Ora vediamo solo se hanno fame. C'è questo lombrico, proviamo a metterlo dentro per vedere se mangiano. Vediamo se lo mangiano, dubito, perché sono ancora tutti spaventati. Cioè, come potete vedere, non sono tranquilli, cioè si spostano in una maniera molto spaventata. La coppia di quelli gialli c'è sicuro, le carpe tutte, mancano solo i pesci rossi. E cazzo, mi manca lo storione, lo storione che è l'unico che sta sempre o sopra o sotto, non c'è né sopra né sotto, boh, non so cosa pensare. Cioè, mi rode il culo perché comunque stava, cioè sembrava uguale, però io lo vedevo crescere comunque lo storione, cioè stava anche sviluppando tipo la colorazione bianca sulle pinne, stava diventando anche bello. Porca troia, stuccello di merda passa e mangia lo storione, boh. Per sicurezza sono andato a vedere anche il mini pond per vedere se era tutto a posto, e quello è tutto a posto, però boh. Installerò una telecamera, perché ce l'ho là sotto le telecamere. Però solitamente il posto preferito di sì, io lo chiamo Cristiana perché è nato il giorno stesso di mia sorella che si chiama Cristina, era quella zona là, quindi andava sotto nei fiori di loto, sotto questo vaso qua, vicino là al filtro, vicino a tutto, cioè stava in quella zona lì. Però comunque la cosa che mi fa strano, che boh, se aveva tutti sti pesci a disposizione, perché mangiarne solo 4, 5? Uff.
Quelli che hanno avuto più fortuna sono gli avannotti che sono là sotto. Quindi bene o male loro sono sempre stati al sicuro. Poi io magari mi sbaglio, magari lo storione c'è nascosto qualche parte. Perché prima nello spostare qualsiasi sasso c'era sotto un pesce. Quindi magari lo storione è comunque più sottile, più piccolo rispetto agli altri. Magari si è nascosto da qualche parte ed è vivo. Però boh, si è riuscito a mangiare i pesci rossi perché non è riuscito a mangiare uno storione, che è abbastanza egofono nel movimento. Qua comunque ieri, cioè la sfiga vuole che ieri stavamo, io ero a lavoro, mio papà stava sistemando questa zona qua dove mettere tutti i sassi e finire finalmente questa parte qua. Ho già fatto i buchi per lo scolo. Guardateli lì, cazzo, sono tutti spaventati. Cioè ancora non si sono ripresi. Spero che questa situazione si rimetta a posto, che ritornino ad essere normali, perché comunque magari vengono segnati sti pesci. Però cazzo, che mi rode il culo, cioè mi dà fastidio sapere che un pesce è entrato e mi ha mangiato i pesci. Perché comunque nessuno può essere entrato, perché c'è la siepe, cioè bella alta, cioè sono alto 1,80, sarà 2,30 m, 2,40 m. Il cancellino non c'è, cioè c'è, ma è bello alto, anche quello alto 1,90 m. C'ho il cane, per fortuna c'ho il cane, però ovviamente non è che il cane è stato addestrato per scacciare via gli uccelli. Però manca proprio lo storione, sta rasa e due pesci rossi, due o tre pesci rossi, più Black Comet. Cioè ogni volta che dico un nome si aggiunge un altro pesce. Cioè il posto dello storione è questo. Boh, io comunque adesso esco di casa, vado a farmi un giro, non appena torno vedo com'è la situazione qua. Ma che palle. Quindi per questo video triste è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video.